Per una strada sicura di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Mandare un segnale chiaro a tutte le istituzioni per la messa in sicurezza di una delle strade più importanti per l'economia di questo territorio, e per questo territorio intendiamo non solo quello di Volterra ma anche quello della Valdera e della bassa Val di Cecina. Stiamo parlando della strada regionale 68, un tempo strada statale, 71 chilometri che vanno da Colle Valdelsa a Cecina attraverso Volterra. Negli ultimi anni sono stati fatti interventi significativi soprattutto nel lato che riguarda Volterra-Cecina, da Saline di Volterra a Cecina appunto. È stata ammodernata, è stata allargata e ora è una strada scorrevole. Tutt'altro discorso invece per quanto riguarda il lato che va da Volterra a Colle Valdelsa, dove dopo un piccolo restyling, diciamo così, avvenuto alla fine degli anni 90, la strada regionale 68 è rimasta quella che era, piena di curve, molto pericolosa e non certo molto scorrevole. Un convegno questo di oggi per tornare a parlare della 68. La 68 è la strada madre di Volterra e della Val di Cecina. Fino a quando questa strada non verrà modernata, questa valle non potrà risollevarsi. Che cosa vi aspettate da questo convegno? Ci aspettiamo che emerga una voce univoca da tutto il territorio, perché il problema della 68 non è un tema di Volterra e basta, è un tema della provincia di Siena, della provincia di Livorno e della provincia di Pisa, di un vasto territorio che ha bisogno di essere ricollegato. Quindi ci sono economie oggi in affanno, a maggior ragione per la crisi, qui c'è un ritardo infrastrutturale di decenni, ci aspettiamo delle risposte da parte del governo e della regione. È importante per voi la 68? Assolutamente, noi parlo soprattutto per i flussi turistici, che ovviamente è l'economia turistica quella che legherà sempre di più San Gimignano con Volterra. Per noi è fondamentale, noi abbiamo 3 milioni di turisti, Volterra 1,5 milioni, questi turisti non dialogano. Senz'altro, è importantissimo. Dicevo prima, in relazione alla situazione attuale della zona industriale, appunto della Valdelsa produttiva, che oggi attraversa una crisi tremenda, il problema del collegamento con la dorsale tirrenica, con il porto di Livorno, è una questione fondamentale. Per noi è vitale. In questi primi mesi nell'amministrazione comunale si è fatta luce una certezza, che è quella che Volterra e Cecina sono unite da un destino comune, hanno un po' una complementarietà. Volterra ha una ricchezza di storia, di arte, di bellezza che a Cecina può essere di stimolo, di crescita. Cecina forse può dare uno sbocco all'artigianato, alla vocazione turistica di Volterra. Riccardo Nencini qui a Volterra per parlare di 68. Nel suo intervento ha individuato alcuni punti per tentare di riammodernare in qualche maniera, per mettere mano a questa strada che è importante non solo per Volterra ma per tutto il territorio. Beh, intanto toglierei la strada dall'essere esclusivamente volterrana. Noi possiamo intervenire sulla condizione che l'interesse di questo tipo di vialità sia sovraregionale, e questa strada ha le caratteristiche perché si collega con la portualità del Tirreno, avrà un effetto sulla Grosseto-Fano, ci sono investimenti sulla Siena-Grosseto, 247 milioni nella legge di stabilità, tutto aiuta l'intervento su questa strada, a condizione che da regionale torni ad essere statale, che i comuni facciano e mantengano in piedi questo pacchetto di Mischia e che la regione faccia la sua parte. Il Vice Ministro ha dato dei suggerimenti importanti, ne terremo in considerazione e come rete siamo sicuri che questa possibilità ci sarà, perché effettivamente tra sindaci della Valdelsa e della Val di Cecina ormai questo obiettivo è chiaro. Dovremo fare pressione affinché effettivamente questa arteria così importante venga considerata e riconosciuta un'infrastruttura di carattere regionale e oltre, ecco, una valenza che va al di là dell'aspetto localistico. Ma noi ci muoveremo da subito in questo senso.
senso, facendo richiesta alla regione che l'arteria venga presa in carico da ANAS. Allo stesso tempo, ecco, l'accordo Stato-Regione che c'è, la progettazione preliminare per cui Cassa di Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio e Volterra hanno già messo le risorse, ci danno la possibilità di sperare che quest'opera venga davvero realizzata, almeno per un primo lotto, perché ecco, siamo coscienti della scarsità di risorse, però allo stesso tempo crediamo che ormai l'opera sia improrogabile, quindi 40 anni sono effettivamente troppi e ci immaginiamo un futuro dove almeno un lotto di quest'opera venga realizzata.